Benzina, cera per pavimenti, latte, dentifricio, bicarbonato, 750, 65, 73, 20.000. È un'esagerazione. Chi ha comprato lo zucchero? Il cuoco. 20.500 lire di zucchero. Una pasticceria non ne consumerebbe di più. E burro, e marmellata, e uova, e farina 00, è incredibile. Tanto più se si pensa che il signor barone e la signora baronessa non mangiano affatto dolci. Eh già. E che prezzi, eh? Chi ha comprato la farina? Il cuoco. E le uova? Sempre il cuoco. Sempre il cuoco, sempre il cuoco. E pensare che sono stato proprio io a raccomandarlo al signor barone. Mi sono lasciato intenerire da mia sorella ed ecco qui le conseguenze. Lo smacchiatore è stato comprato da me. Così la benzina, la cera per i pavimenti, il dentifricio, il bicarbonato e prezzi, posso assicurarvi che sono quelli del mercato. Ma il cuoco non ammette che altri possano ingerirsi nelle spese della cucina. E voi non sapete tante altre cose. Ma io non faccio la spia. Informatevi se vi fa piacere. Siete sciocca a parlare così. Cosa c'entra la spia? Il servizio è servizio. Su, avanti, parlate, cosa c'è di nuovo? Ebbene, informatevi, domandate. Io non parlo per fatto personale. Alla fine mi so ben difendere da sola. Ma gli altri, vi diranno gli altri, informatevi. E ne sentirete delle belle. È inutile, se manco dalla cucina anche per pochi giorni lì le cose non funzionano più. Bisognerebbe avere gli occhi fin sotto le suole delle scarpe con voi altri. Non mettere in cucina del personale come si deve. Sentite, Maria, io mi informerò. E se le vostre informazioni risulteranno esatte, vi assicuro che imparerà a conoscermi il signor Gaetano. E per il verme? È inutile comprarne, in dispensa ce n'è ancora. Eccovi le chiavi ed eccovi il libro dei conti. Saprà come la penso il signor cuoco. Si vanta di essere napoletano, si vanta. Ma qui non siamo a Napoli, no. Qui siamo a Milano. A Milano? Sarà qualche delinquente napoletano, qualche bandito napoletano, ipocrita, farabutto e bugiardo, un po' di tutto, eh. Ma l'avrà a che fare con me, il signor cuoco. Lo credo masca, bene. Farabutto, ladro. Adesso povero lui! Perché non gioco? Perché non voglio giocare? Oh santo Dio, ti ho detto che non gioco! Ma non ce l'ho! Ma perché non voglio giocare? Maria, la partita è ma perché non vuoi la giocare? La partita è finita. Non è finita, sì. La partita. Andava 11. Per carità, per come? Carità. Andava. Ma quella andava a 15. No, punti. No, a 11 hai detto. Giuseppe, quella è scopa all'assa, hai no, capito? Tu hai detto a 11. No, a Napoli si gioca a 15 punti. Ma hai detto a 11 tu. Ma hai no, sentito... io ho detto 15. Hai capito? 15. Sì, io ho detto 15, l'ho detto italiano, tu hai capito? 11 napoletano. Non è vero, non è vero, adesso voi ma no, signori, io ho detto 15, tu hai capito 11. Ho detto 11, hai detto. Siete da là e finiamo. Guarda, la partita. Guarda, lascia stare, non ne parliamo più. Guarda. Siete da là e finiamo non la partita. Non mi toccare col dito. Siete da là e finiamo la partita. Lì, e se viene il barone lì? Se il barone non viene. Ma chi te l'ha detto? Può venire da un momento all'altro? Non viene. Ma se viene? Non viene più. E perché non viene più? È morto il barone. Fatto morire lui il barone. Va bene, ti interessa, non fare la colombrina, hai capito? Ignorante, ciuccioetto. Guarda che dunque, la lascia stare. Tu stai zitta, hai capito? Quello si permette di abbandonare la partita. Io non è che ho... Ma dove campo tu? Ma di che paese sei? Sta zitta. Io ti imbaria, io ti devo civilizzare a te. Torrone che non sei altro, ecco quello che sei. Sei un torrone, stai zitto. Ecco io sono qua.
Qua c'è il cognac del barone. L'ho visto. Ci facciamo una bella bevuta di cognac. Sì, alla sì. Faccia del barone. Non mi toccare, lasci. Mamma. È bello. A me mi fa bene, che tengo il catarro bronchiale. Sì, sì, sì. Beva, beva, che ti fa bene. No, no, grazie, no, grazie. E via, che tu sei di cattiva salute. Ma chi te l'ha detto? Io non ho sete, non ho sete. E bevi, via! No, grazie, non ne voglio, ma non ne voglio. Non ne Giuseppe, voglio. Ma tu mi schifi a me. No, ma... Giuseppe, tu mi schifi. No, no. Beva, caro. No, no. Beva, carogna, beva così. Guarda che carogna. Ma quello mi schifa. Oddio. Ma come, io sono il cuoco della casa e tu mi schifi. Però il polpettone te lo mangi. Ma che c'entra il polpettone adesso? Beh, quella è un'altra cosa. Tu non sai che ci metti nel polpettone. Ecco. Qui, qua stanno anche i sigari del barone. Guarda che bella combinazione. Noi ci facciamo una bella fumata. Alla faccia della baronessa, quella mummia. Lascia stare i sigari del barone, quella non è roba che ci appartiene. Ma sta zitta, ma corona, ma come che non ci appartiene? Questa è tutta roba nostra, hai capito? È finita l'epoca della schiavitù, è finita per l'epoca del barone, del padrone. Adesso ci sono solamente i lavoratori. È finita l'epoca. E quando viene il momento opportuno, tutto a muro, cominciando dalla baronessa. Sì. Eccoci qua, qua stanno anche le mille lire. Ah, sì, le mille lire. Le mille lire, chi le vince, onestamente se le prende. Onestamente? Onestamente. Ecco, onestamente. Avanti, momento, bene, momento, chi fa le carte? Come? Le carte chi le fa? Che dici? Chi fa le carte? Ah, chi fa carta? Chi dà carte, sì. Parla italiano, figlio mio. Vabbè, chi fa carta? Chi fa le carte? Faccio cartina. E com'è possibile? Come è possibile? È possibile che faccia i cartini? Come ma è la terza volta che fai cartini. No, ma prima hai fatto carta tu, Giuseppe. No, no, l'hai fatta tu. Giuseppe, hai fatto carta tu. Ma io mi ricordo benissimo. Giuseppe, allora io ti imbroglio a te. Ma no, che... Guardami dentro gli occhi, perché mi sfuggi sguardo? Non guardami, mi sfuggo sguardo, lasciami stare. Non mi sfuggi sguardo. Non mi imbrogli, ma io hai non... fatto carta l'hai fatta tu, l'hai fatta tu. Non ci vuole proprio la pazienza di Giobbe. Beh, facciamo una cosa. Ecco. Che facciamo? Qua sta il campanello, lo vedi? E che c'entra il campanello? Ma mi fai parlare, no? Il campanello. Qua c'è il campanello. Chi tiene il campanello vicino, quello fa carta. Eccola qua. Ma dopo lo spostiamo, però. Dopo lo spostiamo, è che sta sempre qua. Allora, un momento, il punteggio te lo ricordi? Il punteggio te lo ricordi? Ma io non ti capisco quando va, che dici? I punti, te li ricordi? I punti? No, non mi ricordo. Me li ricordo io, eravamo 7 a 5. Io 7. Male che te lo ricordo. Io 7 e tu 5. Io 7 e tu 5. No, io 7 e tu 5. Oh, Giuseppe, ma allora ma che scherziamo. Ho fatto qua. Scopo. No, ma la scopa l'ho fatta io. Ma l'ho fatta io. Giuseppe, allora io ti imbroglio a te, guardami negli occhi. Non mi toccare. Io ti imbroglio, non guardami negli occhi. Tu non mi imbrogli, ma io la scopa l'ho fatta io, mi ricordo. L'ho fatta io! Io! Beh, quante ne vuoi tu? 7. E io 9. E no? Vabbè, no, vabbè, sei contento adesso che sei stato punito? Sei contento? Io ne voglio 9, un'altra volta ti imbarco. Beh, facciamo presto. Ecco. Debbo alzare. Debbo alzare. Hai alzato? Quando? Oh, ma la vogliamo finire questa fantasia di partita che stiamo giocando da ieri sera quando è venuto l'infermiere che ha fatto l'iniezione alla baronessa? La vogliamo finire, sì o no? E finiamolo, ma quando ho alzato? L'hai alzata adesso! Ma io no... Giuseppe, ma io ti imbroglio a te, ma guardami dentro gli occhi! Un'altra volta! Guardami dentro gli occhi! Non mi imbrogli! Ma io non ho alzato! Hai alzato! Ma quando? Giuseppe, fammi parlare! Quando è stata quella questione del 7 e del 9 che io mi sono preso 2 punti di vantaggio per punirti? Tu hai alzato! Ma io non mi ricordo questa ma cosa. Ma me lo ricordi io, uno se lo deve ricordare, io me lo ricordo. Non mi ricordo. Ma me lo ricordo io. Ti ricordi tu, Giuseppe, ma che ti imbroglio, via. No, vabbè. Non mi imbroglio. Oh. Beh, va bene. 7, no, hai alzato. Ho alzato, va bene, facciamo presto. Ecco qua, io. Ecco, è uno. Piano piano, stai con calma. Io stai sono con calmo, calma. Sono calmo. Stai con calma. Come al solito, non prendo. Che può prendere? Se gioco questa. Io prendo con questa. Se gioco quest'altra. Io prendo con questa. E se gioco quest'altra, ecco. Io gioco questa. Assa bella, assa bella. Eccola qua, assa bella. Scopa, scopa. Ecco qua. Basta, non gioco più. Non gioco più, basta, non ne posso più, basta.
Come, non gioca più? No, no, e tu metti scopa prima che io giochi la carta. Io ti ho visto, non è possibile. Ma che debba fare? Noi torniamo la carta qua. Ma, no, ma dove si è visto? Oh, un momento, allora tu rinunci alla partita. Rinunzio. Vabbè, rinunci alla partita. Allora io mi prendo la 1000 lire. No, perché guarda, tu hai rinunciato. Il denaro lo lasci stare, sai? Ah, sì, vabbè, no, guarda, le 1000 lire sono mie, tu me le restituisci. Sì, le restituisci. Sì, tu sì, io ti mando in galera. Tu Bari. E tu Foggia. Tre volte ti sei voluto fare il mazzetto. Le carte tu mi hai imbrogliato. Io ti mando in galera. Ti denunzio. A te. Qui, per denunciare a me ci vogliono le prove. Guarda, ci tu finisci, ma non mi toccare il... Non mi toccare il... Aspetta! Cosa succede? Signor Federico, quella carogna ruba sopra il gioco, vedete quella carogna? Niente di meno, eh? Vi siete messi a giocare a carte? È stato lui, signor Federico, io non volevo giocare. E avete bevuto il cognac del barone? Che ti ha detto lascia stare il cognac del barone? Che ti ha detto, disgraziato? E fumate i suoi sigari? È stato lui, signor Federico, tutto lui. Io non volevo, lui ha detto non fa niente, è tutta roba nostra questa qua. È finita l'epoca del padrone, del cameriere, adesso c'è la Repubblica. Questo ha detto quello là, vedete? Sì, è vero o non è vero? Non è vero, lo so, io non c'ero. Non è vero. Ma lei c'era, però. È vero, signor Federico, giuro, è vero. Ma non le date retta, signor Federico, quella è una bugiardona. Tu vai in cucina. Quella è una dama, hai capito? Portate via questa roba. Vado come parlo con quella là, hai capito? Signor Federico, quella mi chiama sempre Terrone, mi chiama Cafone, mi chiama. E poi vuole sempre giocare a carte, io devo lavorare in cucina. Ah, poi signor Federico, mette la scopa prima che io gioco la carta, allora lui imbroglia. Non è che... signor Federico mi ha minacciato, vedete? Mi ha minacciato. Io mi voglio fare i fatti miei. Permettete, signor Federico. No. No, vado in cucina. No. Voi restate qui. No, siccome l'altro... No, devo parlarvi. Dunque, Gaetano, mi pare che sia venuto il momento di avere una spiegazione tra noi. Gaetano, io vi ho sopportato fino ad oggi perché mia sorella molto mi ha intenerito sul vostro caso. Ma se voi credete che con i vostri sistemi si duri a lungo in casa del barone del duca, vi siete proprio sbagliato. Sbagliato di grosso. Ma perché, signor Federico, io che ho fatto di male, scusate? Come cosa avete fatto di male? Ma che ho fatto? In cucina avete messo la rivoluzione. Litigate con tutti. Sì. Con tutti. È vero o non è vero? Sì, signor Federico, perché a me non mi piacciono le cose storte. Ah, ecco quelle. E poi gli altri le cose storte devono vederle e devono star zitti. Signor Federico, ma quali sono le cose storte che vedono gli altri? Via. In cucina sparisce tutto. Ah. E voi vi credete che io, signor Federico, ma che io dovesse, che la Madonna, che Sant'Antonio, che San Gennaro... Non giurare! Ma per carità! Non giurare! Spergiuro! L'altro giorno avete preso Medoro. Medoro! Come, signor Federico? Medoro, un cane di valore! Un cane che qui in casa è trattato meglio di un cristiano. Sì, signor. Voi l'avete preso per la coda. E l'avete tuffato nell'acqua bollente. È vero o non è vero? Sì, perché io l'ho voluto punire a quell'animale, signor Federico. Quello mi voleva mordere la mano. Ma come mi butto il cane nell'acqua bollente? Ma appena una calata e un'arzata, signor Federico. Proprio fatto così, in fretta e furia. E se lo sa la signora baronessa? Signor Federico, ma io non mi posso far mordere la mano. E se il cane è idrografo. Signor Federico, anzi, se mi permettete, signor Federico, io mi volevo mettere a rapporto con vostra signorina, che io vi dovevo parlare di questo cane. Io certamente... Avanti! Posso parlare? Certo! Oh, ecco, signor Federico, certo a me quell'animale mi piace, io ci voglio bene, ma signor Federico, a me quel cane non mi può vedere. Ecco. E con ciò? Eh? E con ciò? Dico, non mi può vedere. E con ciò? Ma che è con ciò? Io non c'ho ciò, non ho capito. E con questo? Quale? Questo. Non questo! E quale? E allora? Allora niente, io non ho... E andatevene! E me ne vado, mamma mia. Ma io dovevo parlare, signor Federico. Avanti su, parlate, Gaetano, non fatemi arrabbiare. Ma non mi faccio, ma siete voi che state tutti nervosi, signor Federico. Avanti su, parlate. Io volevo dire una cosa, a me quel cano
non mi può vedere, dico. Ogni tanto viene in cucina, signor Federico, mi viene a fare dispetto, si mette da lontano e mi fa così a me, mi fa paura, signor Federico. Poi viene qui, insomma, mi bagna la scarpa anche, signor Federico, mi tira i pantaloni, sì, mi fa proprio di rispetto. Signor Federico, io lo dico chiaramente, o in questa casa o se ne va il cane o me ne vado io. E andrete via voi. Ah, io? Voi. Ah, sì? Ma come, un animale resta? E un altro se ne va. Io? Voi. Va via il cane. Ah! Credete poi che non sappia nulla del fatto di Maria l'altra sera? Il fatto di Maria? Il fatto di Maria. Ah, signor Federico, io vi giuro che dovesse che la Madonna, che Sant'Antonio, che San Giacchino... Non giurate che tanto non serva a niente. Ma come? Un angelo di ragazza? Una ragazza onesta? Voi, alle 11 di sera, mentre quella povera figliuola si sta spogliando, le andate a bussare alla sua porta? Ma dove credete di trovarli? In casa vostra? Ma signor Federico, io mi volevo far cucire un bottone. Alle 11 di sera? Ma che c'è l'orario per farsi cucire i bottoni? E quelle... Ma insomma, ma cosa credete? Che le cameriere di questa casa debbano stare a vostra disposizione? A Maria! Le andate a bussare alle 11 di sera. Con Carmela! Vi ci siete messi a fare all'amore, avete fatto una gran bella coppia, eh? E di questo fidanzamento poi ne parleremo, perché io voglio andare in fondo. Andateci. Guarda com'è carino, quant'è carino. Con una cameriera fa il cascante, con l'altra meglio non parlarne. Abbiamo messo il pascià in casa, eh? Oh, Gaetano, parliamoci chiaro una volta per sempre, eh? Parliamo chiaro, ecco. Federico, mamma mia. Io sono stato zitto finora, ma adesso sono costretto a raccontare tutto al signor Barone. Come? Signor Federico, non raccontate niente al signor Barone, perché sennò è peggio per voi. Come sarebbe a dire peggio per voi? È peggio per voi, signor Federico, peggio per voi. Qui è meglio che ci stiamo zitti, perché sennò si scopre una parecchia ardarina. Altarini? Ardarina, ardarina. Altarini? Sì, ardarina. E quali altarini ci sono da scoprire? Non lo so, ognuno tiene l'ardarino suoi da scoprire. Ecco. Ci sono degli altarini? Io sì. E va bene, se ci sono degli altarini da scoprire, si scopriranno. Scopriamo. Ma io parlo. E parlate, dopo parlo io. Parlo, ma che questo è un campo di concentramento. Basta la voce, mamma, che c'è il barone. Ma dove siamo? A Matusalemme? Basta. Questo è un campo di concentramento. Cosa vuole il cuoco? Stavo dando alcuni ordini per il pranzo di questa sera, signor Barone. Che ordini volete dare? Voi sapete benissimo che da 20 anni a questa parte, tutte le sere, io non mangio che baccalà lisso. Tu per me sei il solito malato immaginario. Io te lo ripeto da 30 anni, ma tu continui ad arricchire tutti i medici di Milano. Aspasia, non ripetiamo le solite storie, tanto più che c'è la servitù presente. Portatemi la solita pozione delle ore 5. Subito, signor Barone. Avete dato lo zolfo a Medoro? Sì, signora baronessa. Io non capisco come mai quella povera bestiola da un po' di giorni a questa parte ha la pelle arrossata a quel modo. È una cosa che non le era mai capitata. Permettete, signora baronessa. Sì, sì. Scusate, signor barone, permettete che mi intrufole nella discussione. Avete fatto buona passeggiata? Sì, sì, sì. Mi sentite bene, signor barone? Ci sentite bene? Benone, ci sento benissimo io. A Madonna veuta, e vi protegge. Sì, sì. Datore di lavoro, per carità. Siete datore di lavoro. Dunque, signora baronessa, voi avete nuotato... Sì, che la baronessa viene dalla piscina. Avete nuotato che il cano, che Mendozzo l'ha... Medoro. Tiene la faccia gonfia, il naso gonfio, la lingua gonfia, l'occhio abbuffato. Sì, povera bestiola, quelle cose di niente, signora baronessa. Sì. Ma credete? Ve ne intendete voi di cani? Come, signora baronessa? Sì. Io sono tanta affezionata. Come? Non posso gridare. Sono tanto affezionata all'animale che nessuno lo può immaginare. Per me l'animale sono come fiorellino. Ora, quella è proprio cosa di niente. Io non so da questa parte qui a Milano come la chiamate questa malattia, ma dalla parte mia, vicino Napoli, al mio paese, si chiama rogna.
Rogna meridionale, proprio. La famosa rogna meridionale. Non ce l'eva, non ce l'eva, signora Non Battuta. Lo dite neanche per scherzo, Medoro la rogna. Non ce l'eva e poi più. Cosa sarebbe questa famosa rogna meridionale? No, mandiamolo subito alla veterinaria, ve lo dico. Sì. C'è pericolo che sia contagioso anche per i cristiani. E come no? Siete cristiani? E allora è contagioso, per carità. E quella è la prima cosa. Io lo porto io alla veterinaria, signora. Ecco la medicina, signor Barone. Sì. Dieci che minuti. Strano, questa medicina oggi odora di cognac, ma siete sicuro che sia la solita medicina? No? Sicurissimo, signor Barone. Sì? Non sono forse strano. Io che preparo sempre le vostre pozioni? Ma sembra dove, proprio dove? Cognac. Questo vedete, ma accidenti, ma questo è proprio cognac! Sì, signor Barone, è cognac, stava la bottiglia nella farmacia, ma che la volete rovinare? Mi avete rovinato! Io vi denuncio, io vi denuncio in questura! Ecco, telefono io in questura, signor Barone! Ma cosa vuoi telefonare? Telefono io! Calmati, Ottavio, il cognac non ha mai fatto male a nessuno! Mio padre, anzi, lo prendeva per curare i suoi dolori di stomaco! Ma mi brucia lo stomaco! Scusate tanto, signor Barone, è stato un equivoco! Colpa di questi sciagurati che bevono il vostro cognac che poi lo nascondono precipitosamente nella farmacia. Ma adesso cercherete di buttare la colpa su questo bravo giovanotto che ha sventato chissà quale vostra losca macchinazione. Quindi portatemi via. Non lo fate arrabbiare, non lo subito, fate arrabbiare. Subito, signor Barone. Quello li fa male, li fa. Ma come noi tante cose particolari ci facciamo tanto per farla campare. E lo fa arrabbiare. Adesso mi sentite bene, signor Barone? Ci sentite bene? Ti sento benone io, perfettamente. Vabbè, signor Barone, signora Baronessa, sì. Allora lo posso portare alla veterinaria, al Barone? Dico, giovanotto, ma cos'è, siete impazzito? Mi volete portare alla veterinaria? No, è perché? Voi dice portiamo il barone alla veterinaria. No, il cane del barone. Ah. Quello tiene la rogna, signora Baronessa. Quello può infettare tutta la famiglia. Quello il barone già sta mezzo arrognato. Su. Mandiamolo subito alla veterinaria. Sì, lo porto io, lo porto io. Un momento, calma. Adesso vado di là. Sì. Gli metto la museruolina, il collarino, il guinzaglino, il vestitino, insomma. Sì, signora. E tu glielo porti. Ma sì, signora baronessa, voi mi dovete solamente comandare a me. Che quello sì. Quello il cane, si fa la pompettina, si mette la polverina, si fa i bagnetti e quello finisce di soffrire, signora baronessa. Oh, signora baronessa, quel cane deve finire di soffrire. Deve finire di soffrire. Signor Barone, c'è l'incaricato dell'agenzia Argo. Sì, fatelo passare. Prego, si accomodi. Signor Barone, il mio seguito. Buongiorno, amico mio, prego, accomodate. Grazie. Di che? Buone notizie? Eccellenti, signor Barone. Ah, dunque saremo sulle sue tracce. L'agenzia Argo non fallisce. Dunque, Margherita Del Rio perì a Torino in un incidente automobilistico nel 1932. Morta? Sì, signor Barone, sulla sua vita abbiamo raccolto i più minuti dettagli. Ma sul conto del rampollo, purtroppo le indagini da noi fatte non danno risultati altrettanto sicuri. Ma tuttavia una traccia non trascurabile è stata raggiunta. Sì, quale? Tralasciando di elencarvi i casi e le vicissitudini che portarono all'abbandono del piccolo da parte della madre, vi dirò subito che il piccolo fu allevato nei primi anni della sua vita da una famiglia di contadini, gente di coscienza, rude ma sana. Andiamo avanti. Mi sono personalmente recato sul posto. Il padre putativo, Antonio Manfrecola, è da tempo smemorato e nulla ricorda. Ma la moglie mi ha confermato che il piccolo rimase presso di loro fino all'età di 4 anni e fu successivamente raccolto da Don Prospero Carlo Andrea, un bravo curato di Piscinola, un paesetto nei dintorni di Napoli. Nei dintorni di Napoli, sì. Sarebbe stato cresciuto qui lì a Piscinola. Sì, eccellenza. Accidenti, sì, che ne avete perdute le tracce? No, eccellenza, abbiamo ugualmente raccolto notizie precise sul conto del giovane, ed eccole qui. Dopo aver esercitato centinaia di mestieri in diverse città d'Italia, ci fermeremo all'epoca più recente, in cui ritroviamo il vostro beneamato figliolo, prima come garzone di paneteria a Napoli, in uno spaccio presso Porta Capuana. Porta Capuana? Porta Capuana, sì. Porta e successivamente Capuana. Qui, a Milano, presso una nota pasticceria, dalla quale venne scacciato il 14 maggio di 2 anni fa per aver rubato 24 panettoni. A meno che non si tratti, come io penso, di una calunnia. Ah, certamente, tutto al più posso supporre che il ragazzo li abbia mangiati. Sì, ma erano 24 panettoni, eccellenza. Cosa vuol dire? Evidentemente si tratta di un ragazzo di buon appetito. Andiamo avanti.
A questo punto siamo arrivati con le indagini. Io spero darvi presto supplementari grazie. Notizie sulle epoche successive. Grazie, grazie. Signor Barone, sono sempre ai vostri ordini. Arrivederci, grazie. Ottavio, Ottavio, come si sente il vuoto in questa casa senza quella povera bestiola? Tutti i giorni alle 5 saltavo su questo divano a cercare i biscottini. Ah, Aspasia, finiscila con quel cane se non vuoi renderti ridicola. Ma lo sai che Medoro sta con noi da 18 anni? Sì, lo so, lo so. E per noi che non abbiamo figliuoli è comunque una creatura sulla quale riversiamo tutto il nostro affetto. Non abbiamo figli, hai ragione, hai ragione. Credi che anch'io non ne senta la mancanza. Questa casa fredda, vuota, noi due sempre soli. Soli, sempre. E sono 40 anni che viviamo così senza un conforto. Boh, ormai ho 72 anni. E se mi viene una malattia? Ottavio, pensi sempre alla stessa cosa. No, bisogna pensarci, le malattie sono infinite. Quando moriremo, tutta la nostra roba, le nostre sostanze, a chi andranno? Una parte te la ruba la servitù prima che esca la salma. Sulla rimanenza piombano i parenti come tanti corvi. Invece, quanto sarebbe meglio chiamare in punto di morte il proprio figlio e dirgli, prendi, è tuo, tutto tuo. Non c'è neanche bisogno di fare testamento. Ottavio, questi sono discorsi inutili. Intanto questo figlio non c'è. Eppure sì. Potrebbe esserci. Ottavio, non mi fa ridere. Alla nostra età. Ma cos'hai capito? No, ascoltami, Aspasia. Sì. Io voglio parlarti sinceramente. Sì. Sai, quando io facevo ancora la vita mondana, prima di conoscere te, naturalmente, prima di assaporare le gioie della vita coniugale, già io conobbi a Napoli una canzonettista, una certa Margherita del Rio. Se tu avessi visto che donna, che occhi e che voce. Cantava allora una canzone molto in voga. Il ritornello mi torna ogni tanto alla memoria, sai? La canzone, aspetta. Sono venuta dal mio villaggio per vender latte, burro e formaggio. Ottavio, sei impazzito. Era la mossa. La mossa? Sì, era di moda allora, sai? Il pubblico le chiedeva, Margherita, la mossa, è lei. Sì, adesso calmati, su, che mossa. Dunque, da questa Margherita del Rio... Sì. Io ebbi un figlio. Questo ragazzo è vivo. Non avrei che da chiamarlo perché egli venisse qui. Tu? Sì. Tu hai un figlio? Sì. E che età adesso? Beh. E da quanto tempo non lo vedi? Ma perché? Calmati. Perché non me l'avevi calmati. Mai detto? Non ti agitare. Oh, lo sai che io non ti ho mai nascosto niente, vero? Mi avevi nascosto un figlio? No, prima di farti questa rivelazione io ho voluto assicurarmi che il ragazzo fosse vivo. Oddio. E oggi soltanto dopo vari anni di ricerche sono riuscito a sapere che il ragazzo vive. Sì. E se purtroppo non ha esercitato altro che mestieri modesti, io sono sicuro che egli è sempre... un del duca, Aspasia. Sì. Il ragazzo è bello, sai, bello. Ma tu lo conosci? No, già, ma io me lo vedo davanti, vero? Sai, occhi grandi, cerulei, gli occhi della mamma e il profilo aquilino, tagliente, caratteristico della nostra schiatta guerriera. Sì, che guerriera. Certo, Ottavio, se il ragazzo è veramente tuo... E tu in coscienza ne sei sicuro? Ma sicurissimo sono io. Sia il benvenuto in questa casa. A lui non mancherà il mio affetto di madre. E io gli vorrò bene come a un figlio che mi fosse veramente venuto da te. Da te non mi aspettavo altra risposta. Sei sempre quell'angelo che io ho conosciuto. E vedrai che questo ragazzo allieterà la nostra vecchiaia. E forse chissà è un premio che il Signore ci ha concesso per compensarci di una vita trascorsa nel timore di Dio. Sì. E quando dunque la porterai in casa, questa povera creatura? Appena le notizie saranno più precise, gli apriremo le braccia per accoglierlo sul nostro sì, Signore. Sì. Oh, eccomi di ritorno! Oh. Eccomi di ritorno! Sì. Tu? Eccomi qua. Tu non chiedere mai permesso, vero? Sì, ma io non l'ho chiesto. Ma lo devi chiedere! Sì. Ah, scusate, signor Barone, che avevo proprio fretta. Sì, signora baronessa, tutto fatto. Tutto bene. Tutto a posto, il cane è morto. Cosa? Cosa?
Ed ora è morto. È morto. E tu me lo dici con quella faccia? Signora baronessa, io che posso fare? Ecco, che io lo sapevo, Come carità, mi straziata l'animo, signor barone, io non c'ho colpa. Io c'ho tutti i nomi dei testimoni segnati nel tacchino che mi sono portato appresso. Ma com'è stato? Racconta. È stata una cosa che io, se ci penso, mi viene proprio da piangere. È stato così, signor barone, io vi dico la verità, proprio la verità. Secondo l'ordinanza del signor barone, io sono andato a prendere a Mendozio, Medoro. Ma come si chiamava? Medoro. Allora sono andato a prendere a questo Meloria. Ho detto Meloria, andiamo. Che dobbiamo andare a comprare il biscotto. Io non ci ho detto che dovevamo andare dal veterinario, se no quello non ci veniva, signor Barone. È perché quello è intelligente, la buon'anima. Quello mi mancava la parola, signor Barone. È vero, signor Barone. La parola. Allora ho detto andiamo. Dobbiamo andare a comprare il biscotto. Ah, lui tutto contento, tutto felice, com'era bello. Lui mi guardava con quell'occhio mezzo giocato, così con la coda facevo così, tutto, anch'io. Avevi la coda pure tu. No, anch'io dicevo, guarda, fa con la coda, anch'io ero contento come lui. Ho preso la funa, già l'ho attaccata, insomma, siamo scesi e ci siamo intrufolati nella strada dove passano i tram, signor Corso di Vittorio di Emanuele, dove passano tutto quei tram, mamma mia. Ma che sono siluri volando, sono proprio pericolosi, li dovrebbero levare proprio. E ci siamo incamminati su quella strada e stavamo camminando proprio sulla chiasta del tram, la signora chiasta, baronessa. Sulla chiasta. La chiasta. Cos'è questa chiasta? Gesù, la chiasta, la cosa, la chiasta dove passano le rotelle del tram. Le rotaie, i binari. Ecco, il binario, non mi veniva la parola, il binario del tram. Sì. E camminavamo tutte e due così, tanto bene sul tram. Ma voi stavate attento al tram? Come? Ma naturale, io quello stavo attento quando passavo il tram. Io ho detto appena passi il tram, io... lo scanso, e stavo così. A un certo momento, signor barone, io mi sono sentito tirare la mano. Ho detto, chi è che mi tira la mano? Mi sono andato a vedere, era Manfredonio. Che Medoro! Scusate tanto, Medoro che mi tirava la mano. Ho detto, Medoro, che vuoi, che c'è, che vai trovando? Dice, no, niente. Dice, ma non mi fate capire. Che parlava il cane? No, non parlava, ma ha fatto capire che non che era una cosa di niente, che si voleva accomodare un po', signora baronessa. Io l'ho lasciato fare perché erano 3 giorni che stavo in ritardo. Allora ho detto, fai presto che dobbiamo andare. Lui dice, un momento, come per dire. E stavo là. A questo punto, signor barone, si è avvicinato un vigile di questi vigili che stanno qui a Milano. Ma come sono severo, mamma mia! Con quella divisa che ti spaventa, dice, ehi, quella parlata che io non capisco niente, ehi, il cane ha pagato la tassa. Io ho detto, ma quello è il cane del barone del duca. Un barone del duca, il cane deve pagare la tassa. Mi ha detto, ma quello è il cane del deve pagare la tassa, tiene la medaglia. Io ho detto, ma quello è il barone, tiene la medaglia. Io non sapevo se voi eravate decorato, signor barone, io non sapevo niente. Se no io ce la schiaffavo in faccia la medaglia. No, ma io cosa c'entro? Era il cane che aveva la medaglia. Oh. Ah. Sì. Ah, il cane teneva la medaglia? Sì. Già. E che ha fatto quello che aveva fatto? Ha pagato la tassa, ecco cosa ha fatto. Ha pagato la tassa? È naturale. Sì. Anche i cani pagano. Si capisce, anche loro. Mia, qua proprio uno non si salva, anche se è cane. Beh, insomma, la pagata, la tiene o non la tiene? Mamma mia, ho sentito come un vento alle spalle. Vroom! Mi sono andato per girare, il cane stava metà da una parte e metà da... Ma quanto era bello, signora baronessa, quanto era bello. Da una parte c'era la testina con le zambine davanti così, dall'altra parte il culetto con la coda che faceva... E in mezzo a tutte le frattaglie che era proprio uno schifo, signora baronessa. È venuto in spazzino, ci ha menato all'acqua sopra e che qui sono pulite. È finito un mendozzo. Un assassino!
Proprio, signora baronessa, è stato un assassino. Io non c'ho colpa perché, ripetete, tutti i nomi dei testimoni nel tacchino, prima ve lo faccio vedere. Ah, cica, è stato colpa del tram, signor barone. No, oh, io non c'ho colpa. Ecco, questo qua, questo. Cosa fai? No, non glielo fare vedere alla baronessa. Sei un mascalzone. Non glielo fare vedere. E glielo deve dare. Signora baronessa, ecco qua. Andate qua, andate qua. Io, signora baronessa, questo me lo sarebbe anche potuto vendere io, ma io ho detto la voglio portare alla, alla baronessa, che è roba sua. Io sono onesto. Povera bestiola, povera bestiola, che brutta fine doveva fare sotto al tram. Quella è la fine dei cani, signora baronessa. Signor barone, signor barone, mi state a sentire? Quella è stata una fortuna che è morto il cane. Quella è sordi, cecate, con la rogna, poi la gamba la strascinava, è paralitica qui. Quella bestiola. È stata una fortuna. Permettete, signor barone? Ho visto la signora baronessa che piangeva sopra la museruola di Medoro. Posso permettermi di chiedere se è successo qualche cosa? Sì, Medoro è morto, è andato sotto il tram. Lo sospettavo. Io non c'ho colpa, non facciamo insinuazione. Signor barone, vorrei parlarvi per un momentino a quattro occhi. Se dovete parlare col signor barone, potete parlare anche a sei occhi, perché dopo parlo io. Parli tu, e cosa hai da dire? Cosa c'è? Parli cosa sono queste storie? Allora, signor barone, se permettete io parlo. Avrei dovuto farlo da molto tempo, ma prima ho voluto essere sicuro di quello che dicevo ed avere tutte le informazioni necessarie. Signor barone, da quando il cuoco ha preso servizio in questa casa succedono cose da pazzi, signor barone. Cose da pazzi. Nessuno è più tranquillo. E neanche quella povera bestia lo era. L'altro giorno ha preso il cane e lo ha tuffato nell'acqua bollente. No, nell'acqua bollente sì, no, signor barone, signor nell'acqua bollente sì. Per carità, non posso crederlo, forse voleva fargli il bagnetto. Signor barone, se mi state a sentire, fatemi parlare, signor barone. E sapete che l'altro giorno, vi ricordate, io stavo in cucina, stavo spennando i pollastri che l'altro giorno è stato il grande pranzo, stato il 70° centenario della baronessa l'altro giorno. Allora, ho detto mia moglie è Matusalemme. Io stavo spennando i pollastri e li menavo nell'acqua bollente, signor barone. Quella Marcoffia è entrata nella cucina, mi voleva bene, si è miscata in mezzo ai pollastri. Io mi credevo che era un pollastro, l'ho preso e l'ho menato nell'acqua bollente, signor barone. Signor barone, ma poi l'ho messo subito nella ghiacciaia, io, signor barone. L'ho fatto stare un'oretta, è uscito bello, fresco. L'occhio fresco proprio, l'ho visto io. E quanto non gliene ha fatte soffrire a quella povera bestiola. Lo chiamava con la scusa di dargli una polpetta poi chiudeva violentemente l'uscio in modo da serrargli il muso tra i battenti. Tra i battenti. Io ho parlato male dei combattenti, signor barone, ma se io sono tante vittoriose. Vi ricordate, signor barone, qualche giorno fa quando Medoro camminava a zoppo? Ebbene, lui aveva preso un martello e voleva inchiodargli le zampine sul parquet. Sul parquet sì, signor barone. Ma chi lo capisce sul carpe sì, sul parquet sì? Signor barone, è stato così, ma questo proprio. Signor barone, io tenevo un martellino piccolo e mi voleva assicurare se il cane ci sentiva. Allora gli faceva, mi senta Manfredonio, risponde. Un martellino. Risponde, Manfredonio. Un martellino, un martellino. Era un martellone grosso così, signor barone. Non vi dico poi, signor barone, quello che non ha fatto a tutti gli altri. A Giuseppe rubando al gioco, gli ha portato via tutto lo stipendio del mese a Giuseppe. A Maria poi ha attentato all'onestà di Maria, signor barone. In cucina da quando c'è lui sparisce tutto. L'olio, il burro, il lardo, lo zucchero. Qui, signor barone, spariscono anche le casseruole e i tegami. I tegami no. Alle casseruole sì, signor barone, io ho l'obbligo di controllare e di riferire. Ma prima di formulare così gravi accuse ho preso delle informazioni sui suoi precedenti e mi è risultato che ultimamente, il 14 maggio di 2 anni fa, egli è stato mandato via da una nota pasticceria qui di Milano per un furto di 24 panettoni. Signor barone. Oh, yeah. Come vi chiamate voi? Io mi chiamo Gaetano Esposito
DNN. Gli è testato anche garzone panettiere a Napoli in uno spaccio a Porta Capuana. Sì, signore, signor barone, quando era ragazzo, durante l'infanticidio che stava lì e non sapeva dove andare. Lasciateci soli, Federico, ma la vedrò io con lui. Che ammazza. Signor barone, questo mi vogliono male a me. Signor barone, mi chiamano Cafone, mi chiamano Terrone, poi dicono che io non voglio lavorare. Non è vero, io ho sempre lavorato onestamente, ve lo giuro. È inutile che giuri, ne sono sicuro, piccolo. Ve lo giuro. Piccolo. Ve lo giuro. Piccolo mio. Nelle tue vene non può scorrere che il sangue dei Del Duca, sì. Il nostro sangue generoso e leale. Margherita! Dai. Tu! Io sono Margherita! Sì. Io sono Gaetano! No! Margherita! Sono venuta dal mio villaggio per vender latte e burro e formaggio. Mamma! Vieni tra le mie braccia, figlio mio! Io? Sì! Sono vostro figlio! Sì. E quando mi avete fatto? Sì. Me quando? Sì. Dove è venuta? Dal mio villaggio, fette del latte, pure formaggio! Beh, cosa ne dici, Giuseppe? E chi se lo aspettava? Quel maleducato! Quel tipo da forca ha avuto questa fortuna. Io però me ne ero accorto che quello era figlio di persone per bene. Ma che persone per bene? Rubava il gioco. E perciò avevo capito qualche cosa. Quella è un'arte che si impara soltanto in società. Sì, sì. La sciocca sono stata io. Perché? Se non l'avessi respinto quando ha bussato alla mia porta, forse oggi... ma chissà, non è detta l'ultima parola. Ah sì? Stai attento a Carmela, quella è della stessa pasta. Ma cosa vuoi che faccia con la servaccia? Ecco qua. E tu che fai qui? C'è adunata. Un'altra? Da stamattina la quarta. Prima in giardino, poi in cortile, adesso qui. Io sto per perdere la pazienza, ma se mi stuzzica troppo lo faccio fuori. Provaci e perderai il posto. E finirai in galera. E che quello, ho famiglia. Tutti io. Abbiamo una famiglia. Non si può assolutamente. E tu? C'è la donata, un'altra donata. Sì, ha fatta la volontà di Dio. Ma non è possibile. Beh, cosa fate tutti qui? E tu? Perché lasci incustodito il portone? Il signorino ha detto che quando lui è in casa non ci possono essere altri delinquenti in giro. E tu? Anch'io. Ah, questa è una cosa che supera tutti i limiti. Ehi, voi! Lì c'è una macchia. Dove sono? Qui? Ah, Federica! Federico, io a te andavo trovando. Comandate, signorino. Mettetevi a posto. Giuseppe, Maria, Francesca, Liborio, siete presenti? Sì, signorino. E Romaneto presento là? Sì, signorino. Federico, a me mi pare che sia venuto il momento di mettere a posto la nostra situazione. Senti un po', io ti ho sopportato qua in casa perché tu mi fai pietà. Ma se tu ti credi che con i tuoi sistemi si dura a lungo in casa del barone del duco, cioè in casa mia, ma tu ti sei proprio sbagliato di grosso. Perché te la caccio a cargi? Io ti faccio una tarantella di calcio alla Sorrentina che tu te la ricorderai finché campo. Hai capito o non hai capito? Basta. Giuseppe, Francesca, Nicola, Libor, siete presenti? Sì, sì, signorino. Allora, siete presenti là? Sì, signorino. Abbiamo sistemato uno. Dunque. Ma signorino, scusate. Io non credo di aver fatto niente di male. Ah, non hai fatto niente di male, amore. No. Te che lui è tanto buono, non ha fatto niente di male.
Adesso ti voglio dire io la ragione. La maionese che mi hai portato ieri sera a tavola, quella è una zozza, quella maionese. Ma che è maionese che si presenta a me, a Gaetano Esposito Barone, ex cuoco, si porta quella porcheria, si porta. Io l'ho trovata eccellente. Oh, mamma mia, l'ho trovata eccellente. Ma voi lo sentite, l'ho trovata eccellente. Quella era colla per i manifesti, era cromatina per le scarpe, quella era pomata per la barba. Oui. Non ti permettere di portarmi a tavola un'altra volta quella porcheria, perché come me la porti io, padrone, buono, te la schiaffo in faccia. Ma quella era la maionese che avevate preparata voi la mattina? Ehi, ma che io non sapevo che me la dovevo mangiare io, ti rispondo. Come rispondo subito, come parlo subito, quel disgraziato. Ecco quello che sei, disgraziato. Sei tu una massa di disgraziati tutto qua. Ah, quanto è bello quando uno può dire la propria opinione, siete disgraziati, disgraziati, disgraziati. Ah. Zitto, non parlate perché sennò vi licenzio. Andate a mangiare da un'altra parte, andate a un'altra cantina. È finita. Vi licenzio, io non ho mica bisogno della corte di Spagna, cari miei. Quel poco che c'è da fare lo facciamo io, la mamma e il babbo. Il babbo mette a posto la casa, la mamma fa la spesa, io cucino, e vi licenzio a tutti quanti. Avete capito? Ecco, adesso è finita per voi. Dovete confessare a me. A me dovete confessare tutto quello che facete. Sono io il capobanda qua e basta. È venuto il momento. È venuto il momento. È bella cosa. Oh, a proposito di disgraziato. Vieni qua, cadavere vivente, vieni qua, vieni. Tu sei il disgraziato numero uno, ma, vieni qua, vieni qua. Perché? Tu sei il numero uno, perché il numero zero è quello, quello viene prima di te. Eh? Dunque, mi devi dire a me, chi ti ha insegnato di pulirmi le scarpe in zitta al maniere? Guardate qua, guardate che schifezza. Ma io dico così, io devo fare il barone, ma voi che volete da me? Io devo fare il barone, devo mettere le scarpe fuori alla porta, poi passa la servitù e le devo pulizzare, e tu così me la pulizzi, disgraziato. Tutti infangati, chi te l'ha insegnato di pulirla in tal modo? Chi? Ma quelle più pulite di così non vengono. Ah, non vengono. E io ti faccio vedere io come vengono più pulite di così. Guarda Federico che se ne va, guarda. Federico ti ho visto, torna là. Torna là, Federica, fai il disertore, torna là. Torna là, è finita per voi, comincio una nuova vita. Una nuova vita, dove andate tutti quanti? Scopa nuova si fa, piazza pulita. A zitti. Non pensate quello che io so che state pensando. Io lo so che state pensando. State zitti là. E scherziamo. Perché suonate, signorino? Siamo tutti qua. Ti voglio suonare, hai capito? Tu perché parli? È tuo questo qua? No, signorino. È di chi? È suo, signorino. È mio. E allora me lo voglio dire. Tanto, zitto, fatti, tu non parlare, hai capito? Ma che ti vuoi rovinare sopra la carriera? Se non sei interrogato non rispondo, se non ti interrogo non rispondo mai. E zitta, che se vi ho adunato qua c'era ragione. Se ho fatto quest'altra adunata, c'era ragione. La democrazia. La democrazia, questa parola affatata, questa parola di luce, questa parola illuminata, questo lampadario di parola, il mondo, questa democrazia che dice, questo uomo con tante di barba che parlano di questa democrazia, cos'è? Cos'è questa democrazia? Cos'è? No, non è vero. Dice, sì, questa democrazia,
Dice io capisco quello. Voi adesso, voi dite adesso tu perché sa e noi sa... No, cari miei! No. No! Che significa adesso? Che significa? Che vuol dire? Voi siete lavoratori e dovete lavorare! Dovete lavorare, io sono il datore di lavoro e se non c'è il datore di lavoro, il lavoratore che fa? Come se non c'è il lavoratore, il datore di lavoro chi lo dà il lavoro? Quello è un lavoro che, insomma, questa democrazia che voi non capite, che significa? Significa, vuol dire che voi mi tenete la roba vostra, lasciate stare la mia se no sono pasticci. Questa è la democrazia. È finita. Madre mia, ma che scherziamo? Che ne sapete voi? Che ne sapete? State allineati! Ho passato una nottata, per carità, ma come io mi corico cuo che mi sveglia barone, ma ne scherziamo! Ehi, Federica, avvicinatevi! È bello, Federica, ma la vita è veramente bella! Potete andare, via, che mi siete anche antipatico, andate, fate passare a questa. Grazie, signorino. Disgraziato numero zero. Disgraziato numero zero. Dunque, voi tre potete andare, il quarto resta. Voi tre, oh. Guarda, sia quattro mummie. Voi tre potete andare, il quarto resta. Il quarto resta! Ma chi è il quarto? Sei tu, disgraziata, tu! Tu sei il quarto, animale, stai là! Stai là, non devi bellare, sai! Stai là, tu sei il quarto! Ah, non l'avevo capito, tu! Voi tre potete andare, il quarto che sa chi è, resta là! Ah, non sbuffate, avete capito? Che io ci metti niente e faccio un'altra donata, andate! Ti voglio fare l'onore di farti una partita a carta con me. No, signorino, io ho da fare. Devo... Ma che hai da fare? Siete. Devo pulire il salone. Ehi, ma che fai? Un barbiere? Metti. No, signorino. Il salone, signorino, ma io... Mettimi 1300 lire sul tavolino, eh? Non ce l'ho, signorino. Ieri mi avete vinto tutto al gioco, tutto. Io non... Ce l'hai. No, non ce l'ho. Mi sono fatto il conto, ce l'hai. Ah, sì? C'hai mille... devi tenere 1300 lire, no? Signorino, c'ho 1250. Ecco. Quanti hai? 1250. Hai speso 50 lire. Signorino, non lo ma so. Insomma, ma tu vuoi andare alla ruina? Ma no, signorino... Ma insomma, vuoi mettere il cervello? Tu ti devi ammogliare, ma che fai? Va bene, io... Non so, ecco. Le altre 50 lire me le darai poi, via. Ehi. Ma perché ho già perduto? Signorino, dobbiamo vedere chi fa le carte. Faccio carte. Ma siccome è pure dobbiamo ieri. Dobbiamo proprio perdere tempo. No, faccio carte. Anche l'altro ieri. Ma tre giorni fa. Anche l'altro giorno. Sono quattro giorni. Sempre. Allora io non devo mai fare carte. Mai, tu non farai mai carte. Mai. Hai capito adesso? Mai. Oh, questo è il tuo destino. Tu devi giocare, devi stare zitto. Devi perdere, se no. Hai alzato. Due. E qua, vieni. Che bella cosa. E come al solito, non prendo. Ma no. Sette è bello. E ci prendo. 4 e 3, 7. Ho fatto un punto. 4 e 3, 7, 7 è bello. Ho fatto un punto.
Ecco, sette bene. Sette bene. Sì, sì. Ho fatto. Ma sta zitto. Ho fatto un punto. Ma che hai fatto? L'avevo in mano, il sette bello l'ho preso. Ma sta zitto, animale, credire. Ma come tu hai il sette bello e te lo gioco subito. Certo, di prima. Non capisci niente, sei una mummia proprio. Ma come io non. Un torrone, ecco quello che c'è. Un torrone. Non si piglia il sette bello, non. Non si gioca così. E dove si gioca per ultima. Sembra un bambino, tu. E adesso lo prende. E adesso chi prende? Certo. Assa bella! Assa bella! Assa bella! Scopa! 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 Non ce n'ho più! Gaetano, che mi fai vedere? Che malsane abitudini sono queste, giocare a carte con un domestico. Vabbè, babbo, ma noi abbiamo già finito. No, veramente la partita non era finita, le 1250 lire erano mie. Cosa giocavate di denari? Sì, restituisci subito le 250 lire a Giuseppe. No, veramente, 1250 lire. Ecco, dai le 150 lire a Giuseppe. Sì, 1250 lire. Ma quanto devi avere? 1250. Ecco, dai le 50 lire a Giuseppe. Babbo, mi permette, lui mi doveva dare 50 lire. Allora siete pari. Siamo pari, siamo pari. Io mi licenzio. Siete d'accordo, io mi licenzio. Gaetano. Siamo un po' insieme, ma non siamo stati insieme da stamattina. Davvero, quello che mi hai fatto vedere mi è molto dispiaciuto. Questo viziaccio di giocare a carte te lo devi togliere. Esso è il frutto di una cattiva educazione, di una educazione sbagliata, anzi forse della nessuna educazione che hai ricevuto. Beh, fino a che età sei andato a scuola? Io fino a 18 anni. Bene. Sei andato avanti con gli studi. Sì, io andavo avanti e gli studi venivano dietro a me. Cara babbo, ho avuto un'infanzia molto delicata, caro mio. Sai, mi dovevo badare al mio commercio, senza il genitore. Commerciavi in che cosa? Tabacco. Ah, bravo, avevi forse una privativa, Una privativa? Una tabaccheria? No, io prendevi i mezzoni e me l'andavo a vendere. I mezzoni? Cosa sono i mezzoni? E i mezzoni i mezzoni. I mezzoni, ma se non mi spiego. Il mezzone, come non. Il mezzone della sigaretta. Io i mozziconi, vuoi dire. Le cicche, vuoi dire. A Milano le chiamate. Sì. Allora guadagnavi ben poco, povera creatura. No, io poi andavo un paio di volte alla settimana, andavo a ricevere i forestieri alla stazione. Bravo. Facevi l'interprete, bravo. No, io insomma prendevo le valigie del forestiere, hai capito? Allora facevi il facchino, povera creatura, e cosa guadagnavi allora? No, io prendevo la valigia del forestiere e il forestiere poi non la vedeva più proprio, hai capito com'è? Ma allora rubavi? Rubavo, ma io ho avuto un'infanzia delicata, cara babbo. Senza genitori, come dovevo fare? Ma chi ti ha insegnato a rubare allora? Cara babbo, lo so, io avevo un amico, il quale non lavorava, però teneva sempre denari in tasca. Allora disse un giorno, disse, ma senti un po', dimmi un po', ma tu come fai a tenere tanto denaro se tu non lavori? Dice, no, io rubo a mio padre, hai capito? Ora io padre non ne tenevo, a chi dovevo andare? Hai capito? Lui non aveva padre, se avessi avuto padre. Ma tu facevi cosa assai più grave della sua, perché lui rubava al padre, tu ad estranei. Ma anche lui rubava al babbo, però. Di rubare al padre non è un furto, tanto è vero che la legge non lo condanna neppure. Sì. Io non lo sapevo questo. Ma come la legge diceva, fate voi, insomma. No, non lo conto. Ah no, io non lo sapevo.
Dunque, ascoltami, Gaetano. Noi d'oggi, anzi da questo momento, cominceremo a creare un Gaetano nuovo. Sì, un bel sì. Gaetano nuovo, nuovo di zecca, sì, ecco. Che avrà piena coscienza dei suoi doveri e dei suoi diritti, sì, per poter sì. vivere degnamente, ecco, in società. Io voglio entrare in società. Sì, 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 insomma, ti porteremo in società, e sta tranquillo. Ma siccome tu manchi di quelle che sono le basi fondamentali della morale, sì, ecco, sì. cominceremo dai 10 comandamenti. Sì, sì, ecco, sì, prova da quelle. Guarda cosa ti ho portato. Che è quello che è? Il catechismo. Il catechismo. Che è la medicina, che è? No. La dottrina cristiana. Ah, la dottrina. Per carità, la dottrina cristiana, mamma mia, che come si chiama? Catechismo. Io me lo ricordo questo qua. Sì, ma come? Quando ero bambina l'ho storiato. Sì. Scuola, quando andavo a scuola veniva sempre quella, la, sì. come si chiama, la capa di pezza, la veniva sempre. Chi è la capa? La capa di pezza, la cosa con la pezza in casa, la monaca, la cosa. La sorella. Non so se era la sorella, non lo so, ma era proprio una buona donna, quanto era bella. E mi diceva, cioè, ma quando arrivava, avanti bambina, che dobbiamo fare il catechismo, avanti. Catechismo, me la ricordo. Catechismo. Sì, il catechismo cristiano. Adesso sentiremo se te lo ricordo. Adesso lo facciamo. Sì, adesso lo facciamo. È lungo? No. Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio fuori che me. Secondo. Non nominare il nome di Dio in vano. Terzo, ricordati di santificare le feste. Quarto, onora il padre e la madre. Quinto, onora questa cosa qua che. Il quarto, onora il padre e la madre. Quinto. Ma chi è? Che dici? Onora chi? Il babbo e la mamma. Ah, il babbo e la mamma. E tu dici il padre e la madre. Detto hai così. Detto il petro e la metro. Io ci ho messo vabbè. Dell'affetto nel pronunciare questa parola. Va bene. Dunque, quinto, non ammazzare. Ecco. Oh, sesto. Come hai detto, non ammazzare. Non ammazzare. Bravo, ecco, a me mi piace questa cosa qua. A me mi viene proprio una commozione. Non ammazzare, che è proprio una sola parola. Ma scherziamo, non si deve ammazzare. No. Siamo fratello e fratello, guerra, assassino. Che si ammazzano sì. loro con l'altro. Non si ammazzano no. i cristiani. Mm. I cani, vabbè, no. quelli poi i cani. No, neanche i cani, via quelle no. no, neanche i cani sono creaturine di Dio pure. No, no, i cani sì, per carità, anche voi. No. I cani ce ne stanno tante. Ma no, perché? Per esempio un cane malato, vecchio, con la rugna, ma che fa? Gaetano. Ma gli scherziamo. Gaetano, via. Tu hai ucciso Medoro. No, Pedro, no. Dimmi la verità, altrimenti no, guarda come si è allungata la punta del tuo naso perché hai detto la bugia. Dimmi la verità e il tuo naso si accorcerà no, subito. Guarda Pedro, non dici niente alla metre. No, non dico niente, guarda, poi dimmi la io, no, perché non voglio fare questione con la metre. No, io ti dico come sì. come si è perduto Manfredoni. Medoro, vuoi chiamarlo una volta per favore? Ma chiamiamola Manfredonio. Ma vabbè, no, chiamiamolo così, ma che sia sempre quello. Dunque. Io sono andato a accompagnare a Medoro, lo portavo alla veterinaria, no? Quella ha cominciato a dire, io non ci voglio andare, ma perché devo andare alla veterinaria, ma che facciamo, ma noi buttiamo via il denaro. Allora a me mi faceva capire questa cosa qua, allora ho detto, ma perché? E mi accarezzavo la testina io, dice, ma perché facevo io Medoro, quella ti fa la pompetta, il veterinario, ti mette insomma la polverina, e l'accarezzavo, mentre facevo così. Quello fece con la testa. Hai capito? Lo avevi strozzato. No, ma no, io lo accarezzavo, caro babbo. No, tu lo avvitavi, altra che storia. Ma non sapevo che avevo così delicati. Guarda, non è stata proprio di volontà mia. Non lo farei più, però. Ma per vero, carità, E soprattutto non diciamo niente alla baronessa Medre. Niente alla Medre, niente per carità. Dunque. Settimo, non rubare. Non rubare. Ecco, ottavo. Un momento. Non rubare. Al padre sì, però. Al padre no!
Come, non c'è scritto al padre? No, vedi Gaetano, quando... Abbiamo, siamo rimasti d'accordo che al padre ci vuole rubare. No. Mamma mia, allora... Quando per una malaugurata ipotesi un figlio deruba il padre, ma deve essere un figlio perverso, snaturato, cattivo, la legge non lo punisce. Ah, ho capito, vabbè, può rubare, ma deve essere cattivo. Vai avanti. Dunque, non rubano. Settima. Cosa c'è? Scusate, signor Barone. Due signorine. Ah sì? Beh, sì. Fate entrare. Prego. Buongiorno, barone. Buongiorno. Che treva appuntamento. Buongiorno. Oh, la figlia della contessa Pier Mattei. Perfettamente, se non erro, barone, vero? Come state? La mia amica Miti. Molto piacere. Prego, accomodatevi. Grazie. Disturbiamo forse? No, affatto. Siedi, Gaetano. Mi sono seduto. Eccolo, vedo. È mio figlio. Vostro figlio? Già. Non sapevamo che aveste un figlio. Ma anche io lo sapevo, Quella è stata una cosa che ha meravigliato tutti il caseggiato. È stato sempre fuori di casa, ha viaggiato molto lui, esploratore. Figli? Tu. Io? No, sì. Ero disperatore. Esploratore. Allora non me lasci niente a me, non me lasci. No, eri esploratore. No. Gaetano, bacia la mano alla signora e ossequia la signorina. Sì, scusate, Dante, abbiate pazienza. Gaetano, mi raccomando, vero, distinzione, signorilità. Ma si capisce, ma no, stai tranquilla che io poi... Mi raccomando. Scusate, Dante. Prego. Carità. Tanto... Piacere mio. No, il piacere è mio. No, il piacere è mio. Tanto piacere, signorina. Molto lieta. No. No, signorina, no. Non è ancora sposata. Ah, sì. Ma quello c'è tempo. Siete un po', signorina. Gaetano. Signore. Gaetano, avanti su, alzati, torna al tuo posto. No, stava... Alzati e torna al tuo posto. Cattivo. Guarda un po'. Ah, Gaetano è un piccolo selvaggio. Bisogna compatirlo. Dopo gli studi si dedicò alle esplorazioni, vita nomade, peschereccia, dedita alla caccia grossa. Gigi. Tu. Oh, a te di. Signorina, a lui non è rinnato. Dice le bugie. Vuol dire che cacciava l'elefante, le cucinava bene le sue prede. Le prede. Interessantissimo. Siete stato in India? In India? India? E al polo? Al polo. Sì. Ci sono stato, come no? Ci sono state 6 mesi. Al polo? Abbiamo fatto le manovre estive là. Facetemi le manovre estive. Io là ho conosciuto anche una tabaccara. Al polo? Un dipetto che vi assomigliava. Ecco perché mi sono permesso. Poi siamo stati anche a Fiume, a Trieste. Ho capito. Volevi dire polo, hai detto polo. Hai detto polo? Paolo, volevi dire Paola? Ho detto Paolo. E al Matto Grosso? Io ho avuto un fratello al Matto Grosso. Hai sentito, Gaetano? La signorina ha avuto un fratello al Matto Grosso. E adesso come sta? Sta bene? Benissimo, perché? Meno male, quello capita. Ma Gaetano, il Matto Grosso, il Brasile, la foresta vergine. Ah, sono ancora... Dunque, voi volete parlare con mia moglie? Già, sì. Per l'appunto, barone, io e Miti reciteremo in una festa di beneficenza e vorremmo pregare la baronessa di acquistare qualche biglietto. Certo, ecco. Mia moglie sara felicissima. Sì. Ecco qua la baronessa. Oh, baronessa, come sta? Baronessa. Gaetano, lo saluta. Saluta la mamma. Non me la ricordavo più, perché... No, stavo pensando a un'altra cosa. Sì, come sta la cara contessa? Molto bene, vi porto i suoi saluti. E il colonnello? Molto bene, mi ha incaricato di riverirvi. Il colonnello sta bene. Sì, sta molto bene. Sì. Venite di là, care figliuole. Gaetano, con permesso. Saluta. Sì, tanto piacere. Scusate, Ande, sono un po' distratta, che è tanto piacere. Arrivederla. Scusate, Ande, per carità, non mi permette. Tanto piacere. Piacere è stato tutto mio, signora. Ma per carità, signoria, non mi sapeva. Senta. Ci venga a trovare qualche volta. Con molto piacere. Ci farà tanto piacere. Ma quando volete lei. Arrivederci, lei è simpaticissima. Arrivederci, mi raccomando. Ci telefoni. Guardi che l'aspetto. Arrivederci.
Questa si sta, sa, questa qua. Ma cosa dici, screanzato che non sei altro? Signor Barone? Cosa c'è? C'è l'incaricato dell'agenzia Argo. Lo faccio attendere? No, fatelo passare. Oh, vai di là, ragazzo mio, vai, riprenderemo domani la nostra lezione. Sì, babbo, io mi vado a passare un po' di cose cristiana qua. Ecco, bravo. E poi mi faccio un bel pezzo di pane e formaggio, no, perché tengo un po' di saliscende qua. Suona e fatti servire il tè. Sì, mamma, mangio prima pane e formaggio, poi una bella tazza di tè e poi voglio fare l'oro madonato. Che selvaggio. Prego. Barone, mi ossequi. Novità ottime, abbiamo rintracciato i ragazzi. Beh, questo me l'avete già detto, vero? Ma vi ho detto, eccellenza, che il ragazzo è qui fuori e che non attende se non la gioia di buttarsi tra le braccia dell'eccellenza vostra. Ma, oddio, ma di quale ragazzo parlate, scusate? Ma di vostro figlio, eccellenza. Ma mio figlio non è l'ex panettiere, l'ex pasticcere? Per fortuna no, eccellenza, il vero Gaetano Esposito è qui, eccellenza. Oddio, ma che razza di confusione è mai questa? Sì, ci avevano tratto in errore alcune imprecise informazioni dateci dai contadini Manfrecola. A quelli che lo allevarono? Precisamente, eccellenza, noi siamo corsi dietro un falso Gaetano Esposito, tralasciando il vero, sulle cui tracce ci ha messo poi una fortunata combinazione. Beh, in questo nostro rapporto assai dettagliato voi troverete tutte le tappe del nostro operato, nonché le ragioni che giustificano ormai la nostra attuale incertezza. Sì, che questo ragazzo... Ha un giovane probo, onesto, intelligente, laborioso, nulla in comune con l'altro. Egli da solo è riuscito a conquistarsi un posto nella società ed è ora impiegato di concetto presso una nota agenzia di trasporti. Oh, caro ragazzo, e lui sa che... Ah, che certo, io... eccellenza, l'essere vostro figlio mi riempie l'animo di legittimo orgoglio. No, fatelo passare, subito, per eccellenza. Fatelo passare. Per di qua, baronetto, ecco il vostro papà. Oh. Papà! Papà! Dov'è? Papà! No, lì. Papà! Ma vieni tra le mie braccia, figlio mio! Papà. Scusate tanto, papà. Sono un po' miope. Oh, è commovente, sembrano due gocce d'acqua. Allora, eccellenza, non mi resta che porgervi i miei ossequi e ritirarmi. Signor Barone. Arrivederci, amico mio. Papà. Eccellenza. Papà. Dunque, lascia che io ti guardi, ragazzo mio. Papà. Parlami di te, figliuolo. Dimmi come vivi, dove lavori. Papà. Hai capito, piccolo? Dimmi dove vivi, dove lavori. Papà. È sordo. Dove lavori? Ah, dove lavoro? Sì. Sono impiegato presso la SAPEM, alle dipendenze del cavalier Torretta, lo conoscete? Sì, il cavalier Torretta della SAPEM, sì, gioca gli scacchi con me tutte le domeniche. Non è quel signore alto, calvo, con tre denti d'oro, la gamba destra un po' rigida, sì. Sono impiegato presso la SAPEM, alle dipendenze del cavalier Torretta, lo conoscete? No! Papà! Papà, sono qui. Così contento d'avervi finalmente ritrovato. Anch'io. Di potervi stare accanto, essere il bastone della vostra vecchiaia ed assistervi in questi ultimi giorni della vostra vita. Papà. Ottavio, hai preso la medicina delle sei? No, da ieri non ne prendo e mi sento benissimo. Te l'avevo sempre detto io che la tua era una mania effetto della solitudine. No, papà. Adesso che hai un figlio e sei più distratto, anche certe fissazioni ti vanno passando. Ma chi è questo giovane? È mio figlio, Un altro? No, è sempre lo stesso, ti spiegherò. Tu avanti, seguici Gaetano. Ti mostreremo la tua cameretta, dove tra i tuoi libri potrai iniziare la tua nuova vita, hai capito? E poi farai anche un bel bagno, perché puzzi bello di papà, sai? Avanti, la cameretta. La cameretta, sì. Sì. La cameretta. La cameretta, la cameretta. La cameretta. La cameretta, la cameretta, sì. La cameretta. La cameretta, la cameretta, la cameretta. Vieni con me. Giuseppe, ma dove stavo che non ti trovavo? Nel gran salone. Ma che ci vai a fare nel salone? Ma tu fai che fai il barbiero, veramente? No, ma stai no, qua con me. Stavo lucidando le armature. Ma che lucido a fare? Adesso vieni in camera mia. Sì. Vai a lavare tutti quei quadri che stanno vicino al muro.
quei quadri, quei ritratti, che non li voglio vedere. Va, va, va. Ma quelli sono i vostri antenati, signorino. Quelli mi fanno paura, ce n'è uno con una barba tanto, un paio di occhi, mamma mia, con la faccia di gettatore, via, via, via. Un guerriero, un guerriero. Ma che guerriero, chi lo conosce? Leva tutta, hai capito? Oggi scendiamo, ti faccio dare la libera sortita, andiamo a comprare 7-8 antenati moderni, ma proprio sai di quella bella, vai, va. Va. E voglio comprare un bel panorama di Napoli. Hai capito? Un bel panorama di Napoli. E così come avete dormito questa notte, baroncino? Io abbastanza bene. Io invece no. Ah, perché te ne vuole purgi? No. E allora? Tutte le volte che mi addormentavo, toc, 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 3 colpetti alla porta. Mi svegliavo, era un sogno. Mi riaddormentavo, toc, 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 3 colpetti alla porta. E chi era, Federico? No. Alla chiara era Giuseppe? No. E chi era? Eravate voi, baronetto. Io ho dormito tutta la notte. Chissà chi è stato che ha fatto a poco le polpette fuori alla porta. Ma io, no, eravate voi, ma baronetto. Ma che, per carità? In sogno, si intende. Ah, in sogno? Ah, ti hai sognato di me? Sì, un sogno meraviglioso. Che hai sognato? Una fumata e 2 valletti venivano ad annunziarmi che un nobile cavaliere voleva che gli attaccassi un bottone. Una fumata e 2 sposi si inginocchiavano sull'altare. 2 fumate e un sacerdote li benediceva. 3 fumate, tu mi piaci, vieni qua, vieni qua. Io ti ho capito, voi, la mia protezione. Io lo so. Ma lo sai che ti ho sognato anch'io? Gesù, io ho fumato tutta la notte, tu non puoi immaginare. Io mi svegliavo, mi addormentavo, una fumata, e comparivano tante giolette intorno a me, tutte piccole piccole che facevano, da cala e batte col pere, facevano col piede, dai, ballavano la tarantella. Poi una fumata, è comparso un angelo con una trombetta in bocca, ti piace? Poi un'altra fumata, una fata. Ah, una fata che benediceva la nostra unità, sai che... È bravo, è bravo il baroncino, adesso sta tra gli angeli che fumano, la fata con la tromba, disgraziato! Guardate quanto è borgato! Se capisce, gli piace il genere fino al signorino adesso, disgraziato! Carmela, ricordati che non siamo mica pare a pare, hai capito? Oh, si capisce, il baroncino dei miei stivali! Carmela, ricordati che sono il tuo barone, io ho diritto di vita e di morte su tutta la servitù, io mi impicco, in giardino ogni albero un domestico, state attenti tutti qua, state attenti. E si capisce, lui adesso è barone, baroncino, eccellenza. Senti Gaetano, se tu non mi sposi, io dico come stanno le cose a tutti quanti. Ma che dici, che dici? Approfittatore, farabutto, ladro. Io sono ladro. Sei ladro e lo so. Sono ladro. Sì. Guarda quando è maligna, vedi, quella ti mette in condizione che non ti puoi difendere. Quella ti dice sei ladro e lo so, hai capito? Non ti fa difendere quella lì. Io sono ladro. Sì. Stai zitto che c'è il Pedro e la Metra di là. Stai zitto. Non mi importa. Tu ti sposerai a Giuseppe. Non mi piace. Mi piace, ammettalo, sposo, come sarete? Quello è un bravo ragazzo, un giovanotto tranquillo, quello ti metto famiglia, insomma fate il bambino, io faccio un poco di noto, un poco di biancheria, andate e mi fate vivere la mia vita imperiale, per carità. Si capisce, io mi sposo a Giuseppe, lui mi fa la nota, ma io lo mando all'ospedale. Ribelliamo! Che succede, Gaetano? Che succede? Si sono riballati tutti gli schiavi qua! Federico, lasciami tu! Papà. Ciao. La servitù. Nemici pagate, la servitù. Papà. Gaetano Esposito. Sono il figlio del barone. Gaetano Esposito. Sono il figlio del barone. Gaetano Esposito. Sono il figlio del barone. Ah! 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 Ah!
Ma se ci fai una spiritosa, ma ci fa. Scusa, Dante, ti sei fatta male, va? No, mi hai fatto male. Vabbè, tu cammini con i piedi per terra. Ma quello fa lo spiritoso. Fa lo spiritoso, fa. Babba, qui non ci possono vedere. Vuoi stare a sentire il mio consiglio? Lo vuoi sentire? Andiamoci lì a fare un viaggio, una bella crociata e non ce la parla più. Adesso vedrai che crociata che ti faccio fare io. Dunque, ascoltami, Gaetano, io ho un'incresciosa notizia da darti. È una cosa che riguarda te e un po' anche me. La vita a volte ci riserva delle ben strane sorprese. Caro ragazzo, te lo dirò con parole adatte al tuo spirito semplice. Tu non sei mio figlio e purtroppo dovrò rimandarti in cucina a riprendere il tuo posto di cuoco. Come? Mamma mia! Questa è una pettegola che mi cade sulla testa, ma come io? Non sono tuo figlio! No, per carità. Non sono barone? No. Ah, e non c'è il barone? Sì, che c'è. E non sono io? No. E chi è? Quello che tu hai maltrattato poco fa. Quella cavalletta, Non ti permettere di insultare il baroncino. Ma no, mi dispiace. Ma ormai la parola è data e non si può ritirare. Ma che maniera è questa? Allora è bello, poi viene con la cavalletta. Ma che scherziamo? Ma quale parola? È il destino che decreta queste cose. No, la parola c'è stata. Voi avete detto, viene qua, figlio mio, nelle tue vene scorre il sangue del barone del Duco. La Carolina che scende dal villaggio, il formaggio. Adesso che non scorre più niente. Non scorre più niente, caro mio. E come si fa? Io non ti posso tenere in casa come figlio quando non lo sei, no? Ma mi dovete tenere, ma come sei? Io non sapevo niente, ma... Senti, Gaetano, io da questa casa non ti mando via, vero? Ti terrò qui come cuoco ancora. Caso, ma io non accetto il reggio, signor Barone. Ma che scherziamo, io non sapevo niente, mi vengo qua a un momento all'altro... No, io mi sono anche compromesso con la servitù. E come si fa? Vale, caro mio, non dovevi fare il tiranno. Ma che tiranno, che io facevo il barone. Ma che barone, il barone non si fa così come fai tu. Non lo sapete fare, il barone. Ah, io non lo so fare. Io riconosco quelli là. Adesso come si fa? Ehi, qua finisce ammazzato con quello. Caro mio, caro Gaetano. Ma guardano poco. Mio è proprio un destino mio, ma questo... Io mi compenetro della... Lo so, io... Dico così, va bene, facciamo una cosa. Ma cosa vuoi fare? Avanti, io sono qui. Dico, ormai io sono stato tanti anni senza padre, non fa niente, io continuo a rimanere senza padre, un destino. Ma per stare tranquillo, facciamo una cosa. Dimmi. Non sia né la parola vostra, né la parola mia. Tenetemi qua come nipote. Ma che nipote? Ma non ho nipoti. Cugino. Ma che cugino? Compare, cognato, qualsiasi. No, non ho nessuno. Non avete nessuno? Nessuno. Guardate che famiglia di disgraziati viene a capitare proprio a me. E allora io da qui come figlio non mi muovo. Senti Gaetano, io mi compenetro della sua situazione che è quella di un ragazzo senza padre. Non c'è cosa al mondo che maggiormente mi tenerisca. Guarda, io da questa casa non ti mando via, ti tengo come cuoco, ma ti vorrò bene ugualmente come un padre. Per dimostrarti tutta la mia benevolenza, sono disposto anche ad aumentarti lo stipendio. Ecco, da 30.000 a 50.000 lire. Ma ne scherziamo, sì, da 30 a 50, qua ci vogliono 100.000 lire. Ma tu sei matto, caro mio. E allora io resto figlio, a me non mi conviene. Non mi conviene, io resto figlio. Purché 100.000 finisca, lire, guarda, purché finisca, io sono disposto a darti le 100.000 lire. 100.000 lire. Con la tredicesima, 100, dico. Spero che sarai contento, vero? Va bene, papà. No, e non devi più chiamarmi papà. Purtroppo l'uso di questo nome dolcissimo ti è vietato. Ma io ti permetterò qualche volta in solitudine di chiamarmi papà, se ciò ti farà piacere. Se ciò servirà a lenire la tua piaga nascosta. Federico! Il nostro Gaetano ritorna in cucina con le sue mansioni di cuoco. Non è mio figlio, è stato un errore. Ridateli gli antichi indumenti. Subito, eccellenza. Oh, benissimo. È venuto il tappezziere. Guardate, quello là non è mio figlio, eh. No, è stato un errore. Ditelo a tutti, al giardiniere, al portiere. È finita l'impero.
Ed ora in cucina. Io vi ho sempre voluto bene. In cucina! Ricordatevi, vi ho sempre voluto in bene. In cucina! No, è inutile che fingi, che tanto sappiamo benissimo che non sei malato di cuore. E poi il cuore sta a sinistra, non a destra, ignorante. E ascoltami bene, eh? Se tu credi di poter riprendere i tuoi vecchi sistemi, ti sei proprio sbagliato. No, sbagliato di grosso. Da oggi in poi vita nuova, eh? Sì, dalla cucina non esce niente, perché io terrò tutto sotto chiave. Signor, niente più gioco, né cognac, né sigari del barone. E se ti permetti un'altra volta di andare in camera sua alle 11 di sera, io ti prendo e ti scaravento per le scale. Fila via! Marsh! In questa casa è proprio una schifezza. Uno una volta è cuoco, una volta è barone. Ma questo non c'è niente. Papà. Ah, questo qua. Comandate, signora baronessa. È pronta la cena, Federico? Sì, signora baronessa. Il solito baccalà adesso? No, signora baronessa. No? Oggi il signor barone dice che con lo stomaco sta molto meglio. Bene, bene. Ha dato quindi ordine di far preparare timballetti di maccheroni, polpette con insalata verde, budino di cioccolato e macedonia di frutta. Ah, bene, bene. Io invece questa sera, Federico, preferisco stare leggera con lo stomaco e mi farete servire più tardi in camera una tazza di latte, ma con biscotti, burro e marmellata. Va bene, signora baronessa. Togli il coperto dalla signora baronessa. Subito, signor Presidente. Papà. Ma possibile andare avanti così? È una cosa. Papà. Ah. Staccatemelo. Ah, no, momento. Su, su. La croce. Ah, sì. Papà, papà mio, mio papà, papà? No, io sono Giuseppe. Dov'è papà? Sono qua, sono qua. Papà mio. Federico? Comandi. Cosa c'è in questo timballo? Maccheroni, eccellenza. Ah sì, eh? Questo per esempio è un laccio per le scarpe. Impossibile, eccellenza. Come impossibile? Guardate, questo è un laccio per le scarpe. Il signor barone ha ragione. Lo dirò subito al cuoco. Ecco, chiamate il cuoco, che venga subito, immediatamente qua. Oh, cose incredibili, addirittura. Oh. Dal barone. Dal barone. Comandante, eccellenza. Gaetano, mi sapreste spiegare la presenza di questo laccio per le scarpe nel timballo dei maccheroni? Scusate tante, eccellenze. Ah, sì, eh? È capitato a lei, è capitato? Già, è capitato a me. Ma come? Ti avevo detto che quel piatto là andava a sinistra, là. Ma uno come si può ricordare qual è il piatto che va a sinistra e quello che va a destra? E uno se lo deve ricordare. Ma se ce lo permetti un'altra volta di fare una cosa simile. Sarai più attento un'altra volta. Signore, signor barone, un'altra volta ci sto attendo io. Giuseppe. Subito, signor barone. Portatemi le polpette. Sì, signor barone. Ehi, vieni qua, ehi. Ti raccomando, non facciamo che ti imbrogli un'altra volta, eh? Le polpette del barone sono quella con la bandierina sopra. Signor barone. Signor barone. Ci sono di là i contadini Manfregola. Contadini di Manfregola? Sì, ma cosa c'entrate voi? Di già, così presto. Sì, signor barone, sono nel secondo salotto, li faccio aspettare. No, vengo subito. Vieni subito. Scusate tanto, signor barone. Sì, con te ce la vedremo dopo, eh. Sì, sì. Mi sentite bene? Vedremo dopo.
Aspetta, è come corre. Aspetta. No. Vai. Non assistere, che ti... Ecco. Gaetano? Eccomi. Gaetano? Eccomi qua, signorina. Gaetano? Sono qui, signorina. Sono Gaetano. Qui. Simpatico, mangiate. Gaetano, simpatico. Mangiate. Gaetano, il coniglio che ho mangiato questa mattina a colazione, il coniglio... Sì. Lo avete cucinato voi? Ah, sì. Il coniglio. Sì, io l'ho cucinato proprio per voi. Ah, grazie. Mi è piaciuto. Ottimo, squisito. Quello era Marcoffio. Buono, tenero, veramente buono. Complimenti. Prego. Non ce n'è più? No, non ce n'è più perché quella è piccola. Quella capita. Ma quella capita qua, ogni tanto capita una. Era proprio buono. C'è la cosa con la... Ecco, qui. Ecco, bevete. Eh? Bevete. Grazie. Bevete che mi fa bene, bevete. È una mollica di pane. Mangiate. È una mollica di pane. Buono. Molto buono questo vino, molto buono. Che vino è? Moscato. Ottimo. Mangiato, proprio buono. Quella bella secca proprio. Gaetano? Gaetano? Sono qui. Credevo che foste andato via. No, sono vicino a lei. Gaetano, vorrei domandarvi una cosa, ma dite un po', ci credete voi ai fantasmi, agli spiriti folletti? Come no? Signorina, qua ce ne stanno dando, questa è Palazzo Antica. Come? È Palazzo Antica questa. Perché? È quello che penso anch'io, caro Gaetano. Figuratevi che questa notte ho trovato nel mio letto, proprio tra le lenzuola, polvere di carbone e carbonella. Sì. Non solo, caro Gaetano, ma quando questa mattina ho fatto per prendere le mie scarpe, le ho trovate, non so se incollate o inghiodate sul pavimento. Ma come mai? Inghiodate. Come mai? Sì. E l'acqua in testa è andata. Come? Quando vi siete coricato quel bidone di acqua... Non ho capito. Quando vi siete coricato, l'acqua in testa è andata? No. E come va quella... No. Pure ci doveva andare. No. Ma quella vi andrà, quella. Vi andrà perché quella è i fantasmi, quando uno è antipatico, le fanno i rispetti, signorina. Fanno cascare l'acqua in testa, fanno il rumore delle catene. Poi mettere la fune di notte nel corridoio, quella passa, cade e si rompe. Stanotte la fune. Fune, acqua e fune. Ma caro Gaetano, se le cose continuano di questo passo, io ne parlerò a mio padre il barone e andremo via da questa casa, via. Io non voglio più starci, via. Ecco, signorino, voi ve dovete andare, perché voi vi compromettete con la salute. E voi in salute già state poco bene. Ecco. Come? Dico, vi compromettete con la salute, voi in salute già state poco bene. Non ho capito. Dico, voi in salute già state una schifezza! Non si capisce. È questo, si sente un ronzio, ma non si capisce. Mi raccomando, lascia parlare a me, non fare come il tuo solito. Sta zitto, lascia parlare a me. Tu sai che quando parli Piano. Dunque, non siete in grado di riconoscerlo? No, signore, ma come si fa a riconoscerlo? Il figlio della ballerina buonanima ha lasciato la nostra casa che non aveva ancora 4 anni. Qua.
per carità. E non vi pare che il piccolo da voi allevato avesse qualche cosa in comune con quel giovane là? Oh, mamma, sono passati tanti anni. Però mi ricordo che il bambino aveva i capelli rossi. Rossi, proprio il colore della carota. Hai detto, lascia parlare me, ti dico. Oh, mamma, santo Dio, sì, è vero, accade spesso che i bambini crescendo, si sa, il colore dei capelli lo cambiano. Sì, questo è vero. Ma quello che mi ricordo, ma bene, proprio bene, con sicurezza, è che il bambino aveva sulla parte destra di dove ci si siede, parlando con decenza, una voglia di cotica. Ah sì, una voglia di cotica. Cotica, ma grossa, sì. Grossa così, proprio qui, sulla parte destra. Ah, sulla natica destra? Sì, signore, sulla natica destra, la cotica. Ecco, ad ogni modo io vi ringrazio ed ecco qua per il vostro. No, è buono, lo riprendo io. Ecco, grazie, eccellenza. E che il buon Dio vi tenga sotto la sua protezione, grazie. Che vi dia 100 anni di buona salute. Grazie, scusi tanto, eccellenza. Grazie, arrivederci. Tu mangi molto, ragazzo mio. Su. Bisogna alzarsi da tavola con un po' d'appetito. Oh, ma io ne ho di appetito. Bravo. Guarda, solo ora mi accorgo che hai un neo sulla guancia. E anche bello grosso. Ne hai altri nei per il corpo, nei voglie. Voglie di cotica! C'è la cotica? No. Hai altri nei! Ah, nei? No, papà, no. Questo è l'unico. Vabbè, allora vai a fare 4 passi nel parco. E camminare dopo mangiato fa bene alla salute. Sì. Papà, sai cosa faccio adesso? Vado a fare 4 passi nel parco. Camminare dopo pranzo fa bene alla salute. Ecco, bravo, vai. Vado a fare una passeggiata. Ma dove vai? Non da lì. Sì. Di là, sì, a dritto, là, sì. Là. Sempre lì, dritto. Così, va sempre, sì, dritto. Così. Un momento. Oh. Quella è entrata nello stipe. E lascia che lo stare, vai. Entrate nell'armadio, entrate. Signor Barone, come andate? Gaetano, io a tavola ti ho osservato e mi sono accorto che non stai bene. Sì. Tu sei fortemente anemico. Hai un colore giallo nella sclerotica. Sì, va bene. Ma però domani, signor... Cosa domani? Signor Barone, domani proprio che... a colazione. Cosa colazione? La scarola gialla. Non ho capito, io stavo pensando al baroncino che è entrato nell'armadio. Ma che scarola, la sclerotica dell'occhio è gialla. È gialla. Signor Barone, che sto malato io. Mi sento bene. Signor Barone, io mi sono mangiato un piatto di pasta e patate che ho fatto per la servitù. Sì, signor Barone, ne ho messo da parte un piattino per voi. Quella è roba buona cucinata per noi. Grazie, l'ho messa da parte. Gaetano, lo puoi dire a me, lo sai. Mi sento proprio bene, mi sento. Io di queste cose me ne intendo e lo sai. Sì, ma io mi sento bene, per carità. Se sentite, andate di là e prendete quella cosa. Gaetano. Come andate? Tu sei oligoemico. Ah, signor Barone, per carità, tutti mi potete dire meno che questo. Io sono tanto religioso, per carità. Non hai capito. Sei oligoemico. Ah, avevo capito putrestante. Io sono religioso, per carità. È tutta un'altra cosa, caro ragazzo. Devi sapere che i globuli rossi del nostro sangue contengono l'emoglobina. Sì, signore, eccellenza, ma io adesso sono cuoco, a me queste lezioni di Barone, ma che mi importa? Importano a me, caro Gaetano. Federico, andate. Andate pure. Andate. Signor Barone, posso andare? No, stai un momento lì. Stai lì. Signor Barone, ma che facete? Niente.
Ah, chi è? Signor Barone, ecco qua. Signor Barone, cosa vuoi? Deve andare in cucina, signor Barone. Ah, no, in cucina possono aspettare, c'è tempo. Beh. Oh, la salute innanzitutto. Abbassa i pantaloni. Io l'avevo capito, Gaetano. Signor Barone, ma parliamo a quella che fanno, signor Gaetano. Io mi sono assunto il compito di vigilare sulla tua integrità fisica e morale. Ricordi cosa ti disse? Che cosa? Io ti terrò come cuoco, ma ti vorrò bene come padre. Va bene, signor Barone, ma non avete il diritto di farmi una serenga tanda. Ma che su, signor Barone, che Gaetano! Io faccio dire la cavalleria qua, signor Barone, per carità, mamma mia. Va bene, vuol dire che userò con te lo stesso sistema che usava con me mio padre. Guarda, se ti fai fare l'iniezione, io ti regalo 1000 lire. Ok, ma che scherziamo, sì, 1000 lire, no, ma manca no, per 10.000 lire. No, 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 vuoi vedere che per 5.000 lire te la fai fare? Te la fai fare per 5.000 lire, la verità. Ma quando, quando... Di capisci? Ma guardate che capriccio che le è venuto, no, ma... No, andiamo su, Gaetano, andiamo. Ma un momento, signor Barone, ma proprio te me la debba fare? Ma naturale, è essenziale per la tua salute. Ma come è grande, però, come è grande. No, ma non te la faccio mica tutta, un poco così, sai. Poi, sì, 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 signor Barone, è un momento, 5.000 lire. 5.000 lire, 5.000 lire. E ma dove sta il denaro? Non hai fiducia in me? No. E qua una volta si dice una cosa, un'altra volta se ne dice un'altra, no, no. Io voglio vedere il denaro, bene, ma che scherziamo. Ecco qua, guarda. Quella sciabolata. Ecco qua le 5.000 lire, guarda. 5.000 lire qui all'angolo del tavolo, 5.000 lire. Dove la vedo? Ecco, ci mettiamo sopra il campanello. Scusate, voglio vedere. Così, sotto il campanello. Dopo l'iniezione sarà a basse parole. Ma un momento, Gaetano, avanti su. È un momento, e datemi il tempo di dire, ma nonna, aiuto, ma questo che non è? Per una punturina. Ma signor Barone, ma che punturina? Quella è una punturona, no, no. Aspettate, signor Barone. Scusate. Oh, signor Barone, volevo domandare una cosa. Sì, sì, domanda, domanda. Io me la faccio, perché ecco, 5.000 lire sotto il campanello. Poi per la salute, soprattutto. Dunque, signor Barone, volevo sapere una cosa. Sì. Come me la facete? Me la facete così o così? Andiamo all'assalto, alla baionetta. Volete lei? Oh, normalmente, per definizione, poi... Mamma mia. Ma non mi cascate addosso, sì, signor Barone. Io? Voi mi ammazzate, signor Barone. Come torre piano, come torre che non crolla io. Piano. Andiamo. Ma vi trema la mano? No, non trema niente, non trema. Così, va bene. Naturale, avanti, su. No, per carità. Un momento, signor Barone, che mi sente... Oh, meno male, che mi sono... Signor Barone, volevo domandare una cosa. Dimmi. Volevo domandare... Su quale... Nacchera me la fate! Su quale nacchera? Quale nacchera? Nacchera. Sì, quale, come l'hai chiamata a Milano? Su quale natica vuoi dire? La natica. Natica, natica. 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 Su quale natica me la volete fare? Sulla natica a destra. Ecco, meno male che ho domandato. Perché sulla natica a destra no. 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 Ma che facciamo, signor Barone? Signor Barone, ma voi mi fate ridere proprio. Dicevo, sulla nacchita destra no, no, è un momento. Perché sulla nacchita destra, sulla nacchita destra, io sulla nacchita destra, io tengo da bambino, un momento, tengo una maglia, dico, domanda, parola mia, aspettate, signor Barone, qua proprio Margherita, ma cominciamo un'altra volta. Vieni fra le mie braccia, figlio mio. Vieni da papà, vieni da papà, vieni da papà, caro, vieni. No, 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 no.
Sì, scherziamo, poi non passano 3 giorni, vado a finire in cucina un'altra no, volta. No, no, non avere di queste preoccupazioni, ormai la prova raggiunta può considerarsi definitiva. Sei mio figlio. Sono Federico, sì, consegna. Ma veramente, sì, però? Sì, mio figlio. Consegna, ma... Federico, il grembiule da cuoco, riprende gli abiti smessi. È mio figlio. Che bella cosa. Mio figlio. Sono figlio, figlio, sono barone. Sono barone con la gotica! Barone con la gotica! Sono barone un guto nato! Cosa c'è? È la 5.000 lire, dove sei? L'ho presa io! Tu? Sì! Uè, ma sei Mariolo forte, sai? Aspiti, non ho fatto a tempo a girarmi che subito... Ah, poi dicono che io... No, no, sarebbero state tue se ti avessi fatto l'iniezione. L'iniezione non te l'ho fatta, l'ho ripresa io. Ma scusa, ma l'iniezione non me la sono fatta per colpa tua. Ma è possibile che in questa casa si deve stare sempre con tanto un paio d'occhi aperti? Non c'è serietà, no? No, io me ne vado. No, va carità. Bene, va bene, ecco qua, sarà il mio primo regalo di padre. No. Vieni, 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 vieni. Vieni, 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 vieni. Giuseppe, sapete se Gaetano è tornato dal parco? È seduto vicino alla fontana. Ah, sì, è seduto alla fontana. Sì. Vabbè, adesso vado io a parlargli. Sì, sì. Papà, mandalo via, quella c'è la faccia di cadavere.
consegna questa lettera al barone mio padre. Sì. Aspetta, gliela devi consegnare fra 5 minuti. Va bene. È omonimo. Avanti, va. Venite avanti. E allora, signor barone, io spero che voi vorrete conservare ugualmente di me un buon ricordo. Sicuramente, ragazzo mio, sicuramente. Io ho già espresso la mia gratitudine alla signora baronessa e lo stesso faccio con voi. Non dimenticherò mai le gentilezze che mi avete usato in questi pochi giorni. Su, su, ragazzo, su. Barone. Ecco qua per voi. No, 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 non posso, no, non voglio. Su, su, su. Quant'è? 10.000. Oh, grazie, signor barone, 10.000, grazie. Verrò a trovarvi. No, no. Verrò a trovarvi. No. Verrò a trovarvi. E io partirò. Verrò a trovarvi. Da parte del baroncino vostro figlio. Ottavio è andato via. Sono andati via tutti e due. Anche l'altro. Anche l'altro. Che sciocchezza, Aspasia, che pazzia. Voler ritrovare un figlio dopo tanti anni. Non basta che tuo figlio abbia il tuo sangue nelle vene. Per essere veramente figlio tuo, devi averlo allevato da piccolo. Devi averlo modellato a poco, come uno scultore. Magari con i tuoi difetti, ma non con i difetti degli altri. Oramai non ci resta che prendere un altro cane. Ah. Federico ce ne offre uno. Ah, sì? E quanti anni ha? 3. No, no, Aspasia, no. Se dobbiamo prendere un cane, è bene che sia un cucciolo. Se no può darsi che anche lui un giorno senta la nostalgia della strada e anche lui ci lasci. Senti. Sì. Senti questa lettera. Lettera? Sì, sì. Senti. Caro genitore barone, siccome che in questa casa c'è sempre il pericolo che uno mentre è barone deve tornare cuoco un'altra volta, così, così. Sì, me ne vado. Non vi dispiacete tanto di questa mia dipartita perché io mi trovo al mondo per causa vostra. Vostro figlio è cuoco affezionatissimo, Gaetano Esposito. Dopo scritto, non andate a cercare i 2 orologi d'oro, il porta sigarette d'oro e le posate di argento, perché io mi sono arricordato del vostro comandamento che al padre si può rubare. Mi ha rubato tutto, capisci? Tutto mi ha rubato, tutto.